Ciao a tutti e bentornati sul canale del Pellicano. Allora, oggi vorrei parlarvi di quelli che sono per me, quindi sarà una classifica prettamente personale, i giochi più attesi che dovranno uscire. Di alcuni di questi giochi si conosce già la data di rilascio, solo che siamo sempre con la speranza che non vengano rimandati, ma da tanto già sappiamo, non si scappa da questa pratica, ormai tutti ci passano. Ormai sappiamo che ogni gioco verrà rimandato di almeno un mese. Sempre. Di alcuni dei giochi che sono in questa lista non si sa neanche la data di rilascio e non si sa neanche a che punto dello sviluppo siano, in effetti. Ribadisco che questa è una classifica personale, quindi per i miei gusti, anche se diciamo che ci sono dei titoli che tutti aspettano, ma tutti. Quindi cominciamo. Al quinto posto, Splinter Cell. Ma quanto manca un nuovo capitolo della saga di Sam Fisher? Quanto? Devo ammettere che alcuni dei vecchi titoli, come Double Agent per esempio, non li ho giocati. Li ho iniziati, ma non li ho giocati effettivamente. Ma mi sono goduto molto il primo, Pandora Tomorrow, e il più recente Blacklist, e li ho amati tutti. Ultimamente circolano voci, leaks, cose strane che vedrebbero un nuovo Splinter Cell in sviluppo in casa Ubisoft, ma per ora non è stato ancora annunciato nulla. Anzi, è molto più probabile vedere Sam Fisher in altri giochi, per esempio in Ghost Recon e in Rainbow Six ci abbiamo Sam Fisher. C'è. In Ghost Recon addirittura ci sono delle missioni dedicate, sia in Ghost Recon Wildlands che in Breakpoint. Però un nuovo gioco non lo fanno. Non lo fanno. Speriamo chiaramente che presto arrivi il tanto atteso annuncio, ma soprattutto che si concentrino a sviluppare il miglior titolo della saga. Direi che i fan se lo meritano. Al quarto posto abbiamo Test Drive Unlimited, Solar Crown. Questo è un titolo che è stato annunciato come in sviluppo, ma di cui non si sa assolutamente nulla. Molti di voi magari non conoscono nemmeno la serie di Test Drive Unlimited, ma vi basti sapere che prima di Forza Horizon c'era Test Drive. Così. È sempre un gioco di guida open world con tantissimi veicoli, ma con una trama. Due isole completamente esplorabili per chilometri e chilometri. Ovviamente vi sto parlando di Test Drive Unlimited 2, ma l'ho sempre trovato più coinvolgente di un Forza Horizon qualsiasi. Per farvi capire che tipo di gioco sia, è sufficiente che io vi dica che per acquistare una nuova macchina bisognerà recarsi fisicamente dal concessionario del marchio dell'auto che stiamo cercando. Quindi se voglio una Ferrari, devo trovare nella mappa il concessionario Ferrari, andare lì e vedere le macchine, quanto costano, poter fare una prova su strada prima di comprare. Insomma, è molto più divertente e immersivo allo stesso tempo, invece di dover fare tutto tramite dei menu come nei giochi più recenti. E io non vedo l'ora di tornare a vivere quelle sensazioni con il nuovo capitolo, così come non vedo l'ora che gli sviluppatori comincino a sviscerare, insomma a rilasciare qualche informazione sul gioco, perché finora non sappiamo nulla se non che il gioco sarà ambientato a Hong Kong. Ecco, siamo arrivati al momento delle bombe. Da questo momento, raga, parliamo di gioconi. Due di questi non sono neanche, cioè non si sa a che punto dello sviluppo siano, come Test Drive, ma sono, cioè, basta il titolo per farti venire i brividi. Parliamo del terzo posto, GTA 6. Ok, questa era scontata, perché GTA 6 diciamo che è nella lista dei desideri di chiunque. Perché se pensiamo che un GTA 5, che ormai ha 8 anni alle spalle, 8 anni, è ancora tra i titoli più giocati e acquistati a livello globale, con un comparto online in continua espansione ogni mese, ad oggi stracolmo di contenuti. Cioè, per darvi un'idea, in Italia, tra le classifiche dei giochi più acquistati, non i più giocati, non solo i più giocati, ma anche i più acquistati, cioè c'è gente che ancora compra GTA 5 ed è tra i più acquistati, tra le classifiche dei più acquistati di ogni mese in Italia. Cioè, è assurdo. Se la gioca soltanto con FIFA. Tra poco uscirà la GTA Trilogy Remastered, o probabilmente quando uscirà questo video sarà già uscita, ma voglio sperare sia un tentativo di Rockstar di fomentare il pubblico prima dell'annuncio vero, che oramai aspettiamo da anni, il nuovo capitolo della serie. Basta un trailer per adesso, non voglio il gioco adesso. Fammi almeno uscire un trailer, fammi vedere che c'è. Una nuova ambientazione, personaggi, trama accattivante, gameplay ritoccato e magari ancora più divertente. È un comparto tecnico che solo Rockstar Games è in grado di tirare su. A riprova di questo, guardate cosa sono riusciti a fare con Red Dead Redemption 2. Ora, riuscite ad immaginarvi un GTA con il comparto tecnico di un Red Dead Redemption 2?
finita. Ecco il perché dell'hype incredibile e smisurato per un prossimo annuncio di GTA 6 che farà il botto. Secondo posto, qui ancora una volta abbiamo un gioco attesissimo, perché è attesissimo anche lui, forse se la può giocare con GTA 6, ed è The Elder Scrolls 6. Anche qui si entra nel mondo delle leggende. Ammetto di essermi avvicinato alla serie solo con Oblivion, ma da quel momento sono diventato un fan sfegatato della serie. Skyrim, per esempio, l'avrò giocato decine e decine di volte, ogni volta con un approccio diverso, con mod applicate diverse, e ogni singola volta ci si sente a casa. È come il Natale. È l'unico videogioco che ho sempre associato al Natale. Non so perché, ma è incredibile. E dopo tanti anni e tante versioni di Skyrim rilasciate, i fan ormai non aspettano nient'altro che di scoprire nuovi dettagli sul nuovo capitolo, ma soprattutto di poter rientrare in quell'atmosfera pazzesca che solo un Elder Scrolls può darti. Per ora abbiamo solo un teaser che non rappresenta nulla. Riusciremo entro tutto il 2022 a sapere qualche info più su questo gioco? Lo scopriremo solo vivendo. Chi mi conosce già sapeva quale titolo sarebbe stato al primo posto di questa classifica. Sto parlando ovviamente di Stalker 2. Ho seguito l'evoluzione della saga sin dagli arbori e fino ad oggi non ho mai smesso di giocarci. Tra i capitoli originali della serie e tutte le centinaia di mod create da appassionati come me della serie, parliamo di migliaia e migliaia di ore tra tutte le versioni possibili e immaginabili che ci sono di Stalker. Ma se penso che la community che sta dietro a questo brand è la migliore assoluta al mondo, io non oso pensare a cosa potranno fare i modder. Per esempio, quelli che hanno creato Anomaly, quel team lì, quando avranno per le mani un gioco che già sarà incredibile di per sé, secondo me loro potranno ampliare e rendere leggendario con le mod, creare proprio il gioco definitivo. Che secondo me già Stalker 2 sarà tantissimi passi in avanti a quello che ci aspettiamo. Ma con le mod, ragazzi, abbiamo visto negli anni che Stalker è diventato da così a così. Se volete saperne di più su Stalker 2 o comunque sul mondo di Stalker in generale, questo è il canale italiano più grande che tratta questo argomento. Quindi qui sotto in descrizione trovate dei link che vi portano a degli approfondimenti sul tema e a quelle che sono state le serie più apprezzate negli anni su Stalker. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e per essere stati qui. Ora lascio la parola a voi nei commenti, quindi cosa ne pensate di questa lista e soprattutto quali sono i giochi che più attendete in assoluto voi. Fatemelo sapere e noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento.